Bene amici, in anteprima ecco qua Honor 7X, ovviamente io ho la confezione cinese, non ancora definitiva, ma ce l'ho in anteprima, lo presenteranno a Londra il 5 di dicembre insieme al top di gamma di Honor, seguitemi sul blog, ma andiamo a vedere cosa c'è nella confezione, oltre alla spilletta per togliere il carrellino con due nano SIM oppure una nano SIM più l'espansione di memoria micro SD, il cavo dati che è ancora micro USB e poi l'alimentatore, eccolo qua, 5V 2A, quindi 10W. Batteria capiente 3340 mAh, molto bello in questo colore blu, dietro fotocamera, guardatela qua, un po' sporgentina, doppia, 16 megapixel più 2 megapixel con il flash LED, 2 megapixel per avere l'effetto profondità, per capire l'effetto profondità e fare il bokeh, sensore di impronta digitale di sblocco dietro, lateralmente abbiamo da questa parte accensione e spegnimento e volume sotto, altoparlante, micro USB e il jack per le cuffie e il carrellino qua sulla destra. È abbastanza leggero, pesa 165 grammi, 75x156 le altre misure, lo spessore ve lo do subito, 7,6 mm e lo avete visto dall'alto, la novità è che è un telefono con un display 18 noni, quindi una ampia superficie di display rispetto alla pianta dello smartphone. Tra l'altro, attenzione, c'è un aggiornamento del software che adesso sicuramente farò prima di uscire, perché questo racconto lo continuo fuori all'aperto a vedere come si comporta sul campo, ma come al solito sono in ritardo. Devo volare o forse dronare, vabbè, che vaccata, vado. E tra l'altro oggi a Milano c'è una giornata fantastica, un sole incredibile, risoluzione Full HD Plus perché 18 noni e direi che si vede abbastanza, sì dai, abbastanza bene. Ci spostiamo un secondo all'ombra e ovviamente qua va tutto meglio, però devo dire che sotto il sole non è dei migliori, ma non è neanche il peggiore. E tra l'altro rispetto agli ultimi Huawei provati è molto più oleofobico. E poi volevo fare una piccola considerazione sulla tecnologia. Ma quanto è bello quando ci aiuta in quei gesti quotidiani. Quindi tecnologia non fine a se stessa, ma utile. Due esempi? Beh, prima di tutto sono uscito di casa e mi sono dimenticato di attivare la segreteria del videocitofono. E col citofono smart lo posso fare anche in mobilità. E la seconda cosa, possibilità data dalla mia Golf elettrica, accendere il riscaldamento a distanza, però con una mano, perché con l'altra sto tenendo la camera, faccio veramente fatica. Telefono abbastanza grande e soprattutto dietro con questa verniciatura è veramente molto scivoloso. Tra l'altro c'è un vento bestia, devo fermarmi e accendere lo sto riscaldamento, se no arrivo in macchina e fa freddissimo. Allora, swipe, usa una mano, vediamo se così ce la faccio. Oh, attenzione che cade, no, ce l'ho fatta. A quanto la mettiamo? 22,5, vai, avvia climatizzatore. No vabbè, ma che bello è arrivare in macchina e trovarla già caldina. Tra l'altro sto morendo di caldo con sta sciarpa. Ah, così va meglio. E poi sentite, che silenzio. Mi posso godere la musica. L'unica cosa che non posso fare è caricare wireless il cellulare, perché io qua la carica ce l'ho, ma lui non è predisposto. E adesso voglio vedere se riesco a farmi arrestare. Speriamo di no. Lo sparo abbiamo. L'ormai indispensabile telecomando anche. E al DJI Store trovo amici, fratelli, uno Spark verde in FCC. Non ci hanno arrestato, ragazzi, è stato molto divertente. Ho avuto paura perché a un certo punto lo Spark è schizzato via, ma l'abbiamo ripreso, troppe interferenze qua a Milano. Ma adesso andiamo nel negozio a fare due domande sullo Spark. Bene, ma siamo con Alessandro, responsabile del negozio di Milano, che inaugura oggi. Cosa possiamo trovare qua? Tutti i prodotti di DJI e esposte delle novità che non trovate assolutamente in Italia, per esempio il Ronin 2 o anche il Matrice 200 per il settore enterprise. Io sto usando, i miei follower lo sanno, lo Spark. Mi trovavo male utilizzandolo solo con smartphone, molto bene con il telecomando, è cambiato completamente, ma magnificamente in modalità
praticamente illegale in Italia, FCC. Raccontami un po' se arriverà ufficialmente, se verrà migliorata la modalità non FCC, insomma, vita, morte, miracolo. Vediamo, miglioramenti di GA li fate continuo, sia nell'aggiornamento dei firmware, sia nell'aggiornamento dei protocolli, delle versioni, eccetera. Più che altro quella che devi cambiare, ed è il motivo per cui l'FCC qui non funziona, è la normativa europea sulle potenze di trasmissione e emissione. Perché è tutta un'altra cosa. Roma, primo store, Milano è secondo, in Italia ne prendono altri, e se sì, dove? Allora, DJI è stata già convinta dall'Italia dopo il successo dell'apertura dello store di Roma, che è avvenuta esattamente un anno fa. Grazie a questo successo ci ha permesso di aprire un altro qui a Milano, e se avremo lo stesso successo, almeno o superiore, cosa che speriamo, perché in Italia DJI viene molto apprezzata per i propri prodotti, sicuramente ne apriremo un altro in posizioni da definire. Qua troviamo tutta la gamma DJI, anche il nuovo Platinum che vedo lì. Anche il nuovo Platinum, sì, che potete vedere lì. Ci sono anche il Phantom 4 Obsidian, il Matrice. Tra qualche giorno avremo anche i nuovi GoGo, la versione Racing, per la compatibilità con Razer anche di terze parti. E poi tutte le novità che diciamo a partire da febbraio, per cui aspettatevi dei colpi di scena. Sono molto curioso, tra l'altro sentivo qua qualcuno che chiedeva dei ricondizionati. Sì, i ricondizionati sono stati una grande novità quest'anno, quindi la possibilità di poter avere a un prezzo ovviamente più contenuto dei prodotti che hanno comunque la qualità e l'affidabilità del nuovo, hanno la possibilità di attivare la DJI Care Refresh, hanno tutto il periodo di validità della garanzia. Ale, ma mi dicevi che stasera c'è anche una festa. Sì, una festa per inaugurare lo store, in cui abbiamo invitato appunto i VIP. Io quindi non vengo. Grazie mille, ci vediamo stasera. Niente, grazie. Sempre alle cotte DJI c'è un'installazione fantastica, tra l'altro lui e anche lui che mi segue da telefonino.net. Grandissimi, anche lui, quindi grandissimi. Si sono un po' inventati questa macchina per farsi le foto, per condividerle, per stamparle. Assolutamente. Ovviamente tutto questo serve per provare l'effetto bokeh di questo Honor 7X. Vediamo come è venuta la foto, come al solito faccio da pirla. E questa è la foto che ha scattato il 7X con il suo effetto bokeh. Ecco la foto. Grazie mille. Ci vediamo stasera alla festa? Grazie a te, certo. A dopo. Ciao. E ragazzi, piccolo grande consiglio: se dovete usare un drone ci vuole assolutamente uno smartphone con wifi dual band. Questo Honor 7X non è dual band, non benissimo, guardate, tra l'altro sono tipo a meno di un metro dallo Spark. Ok, 5 minuti sono lì, ciao! Chiamate, nulla da segnalare, il volume è alto, l'audio è buono, la ricezione anche. Cucù, eccomi qua! Che sorpresa! Non mi aspettava! Io vado in giro con una telecamera di fronte tutti i giorni. Chiara, scherzi a parte, come ti sembra? Voglio un giudizio estetico su questo 7X. Estetico? Estetico, certo, non l'hai provato. Sì, no, anche se l'avessi provato. Allora, praticamente ha confessato di non capirne niente. Ha confessato, l'ho sempre detto. Allora, è molto bello il display. Mi sembra che i colori siano molto nitidi, vividi. È molto grande, è molto liscio. Questo è quanto? Traduco, è molto liscio, scivola tipo saponetta. È grande come la mia faccia. Io non lo potrei usare, cioè. Ma la trovi uguale a tutti gli altri o un po' diverso? Mi piace molto lo schermo, i colori, questo posso dire. Poi come attenzione, grandezza, ha detto i colori e non i 18 noni. Cosa sono i 18 noni? Cosa sono i 18 noni? Che cos'è il contouring? Mi ha fregato. Cos'è il contouring? Mi sembra più ignorante. No, ma cos'è il contouring? È tutta una cosa per truccarsi, un'arte, è un... 18 noni. Ma non seguo Cliomecanto. Di Vittorio, 18 noni, 7 quattordicesimi. E poi 18 noni? Beh, è 2. E basta. 18 noni. Il contouring è una tecnica di trucco per far sì che a noi donne il viso sia più assottigliato, più bello. Mamma mia, la bici. Quindi una tecnica che tu non usi. Salutate tutti, simpatico, ragazzi, salutate l'andreagaleazzi.com. Potete iniziare a mandare corone di fiori, perché non lo rivedete. Sì, ok, tutto bello, però non vi ho raccontato come va questo 7X. Allora andiamo a vedere le applicazioni che uso di solito. Questo è Instagram, poi faccio vedere come va Twitter. Abbastanza veloci le applicazioni ad aprirsi, qualche lag appena si aprono, ma nulla di trascendentale. Andiamo a vedere il gestore delle pagine. Quello più ostico era nella cache, nella memoria, perché ha comunque 4 giga di RAM e quindi le applicazioni ci rimangono. Vediamo un attimino chiudendo, come vi dicevo, un pochino di tempo ci mette ad aprire.
diversi. Poi sì, ragazzi, dovete tenere presente che è un medio di gamma, non un top di gamma, e quindi si comporta esattamente da medio di gamma. Sì, ma prima di andare alla festa, l'ultimo evento della giornata. Che bello, fuori fa freddo e dentro fa caldo. Questa funzione è fantastica. Portami in via Ripamonti 132. 27 minuti. In ritardo come al solito. Vabbè, vediamo come si comporta il GPS, va. No, vabbè, ma quanto è 1.0 usare lo smartphone lì al posto del grande display della Golf? Ma è solo per provarlo, ovviamente. Avrei Android Auto, avrei la possibilità del Mirror Link, ma non testerei la batteria. Invece così, a parte questa luce rossa incredibile, vi dico che sono alle 18 e ho ancora il 40% di autonomia residua. Qui da quel punto di vista promette molto bene. Ce l'ho fatta, mamma mia! Contro il traffico neanche la macchina elettrica può nulla. E l'evento è di Doro. Eh sì, perché inizio ad avere qualche capello bianco, quindi i telefoni per senior inizio a valutarli. Mauro, grazie dell'invito. Tre cose ho visto interessantissime. Quella che è in mano, no, è vecchio. Quello, questo qua è quello nuovo, giusto? No, direi che questo è quello nuovo. Ah, guarda, vedi, ho proprio bisogno, bianco, del telefono senior perché sto rimbambendo. Particolarità di questo nuovo smartphone per anziani. Tre icone molto semplici che consentono di utilizzare al 100% lo smartphone, per cui un'interfaccia totalmente semplificata. Tre danno il 90% dell'utilizzo, altre sei sono le secondarie, ma danno banalmente qualcosa che di molto semplice, il selfie immediato, per cui non devono fare la ricerca della camera girando la stessa, oppure scopri ad esempio che cosa attorno a me, tutta una serie di parametri che possono essere importanti e interessanti per loro. Qui diciamo un uso smart semplificato, e poi mi dicevi che dalla home page non posso banalmente cliccando spostare la posizione delle icone. No, perché quelle sono fisse, perché sono quelle determinanti, sono quattro che riteniamo che siano quelle più importanti per ottenere, può essere il numero di telefono, WhatsApp, certo, vai in internet e quant'altro. Però Mauro, mi dicevi che qua dietro nei feature phone avete implementato una funzionalità che è fantastica per i senior. Sì, ovvero... come sai, spesso succede che ci sono delle problematiche di truffa nell'ambito delle persone anziane. Quindi tu dici che questi possono bloccare i numeri... Una serie nuova riconosce quando c'è una chiamata di un call center, una volta che abbiamo individuato, a quel punto si può bloccare la chiamata perché lo vede con un particolare interno che dà il blocco alla chiamata. E questa è veramente una criticità, perché quelli che truffano gli anziani secondo me sarebbero da mettere in galera subito. Bene, cui abbiamo trovato... questo abbiamo un modo per non metterli in galera, ma almeno bloccarli. Altra cosa interessante che ho visto, che vi ho fatto vedere prima, l'orologio per geolocalizzare le persone. Ma non solo, raccontamelo in 20 secondi. Brevemente, abbiamo fatto un oggetto che sia in grado di poter aiutare chi entra in una fase che non è Alzheimer, ma è una prefase di Alzheimer, per cui magari esce da casa e non si ricorda dov'è, per cui all'inizio uno non si rende conto che è in una fase magari che può arrivare in avanzamento, per cui i primi tempi, mediamente per andare in azione ci vogliono dai 3 ai 5 anni, queste sono le informazioni che abbiamo. I primi 2 anni magari sono persone che vanno fuori, si vanno al bar, vanno a giocare a carte, vanno a prendersi il giornale e non si dimenticano, per cui possono inviare direttamente dall'oggetto un messaggio di allarme e vengono localizzati perché c'è una SIM integrata e si può parlare. Se la fase è un po' più avanzata, a quel punto si determina il raggio di azione, che può essere, se sono in casa o se sono in una casa di cura, 100 metri, 150 metri per il collegamento con il suo carico. Se invece sono possono fuori, tenere legati, devono uscire un po' all'aperto, mettiamo un'area un po' più ampia, 1 km, 2 km, dove queste persone possono uscire, avranno un cinturino differente, per cui non possono toglierlo, lo possono togliere solamente le persone autorizzate con una... E quindi in caso di difficoltà riescono ad essere sempre geolocalizzate e possono comunicare perché bravo, ha un perché devi tranquillizzare, dentro. Certamente, certo. E puoi parlare, per cui quando arriva la chiamata gli puoi dire guarda stai tranquillo, ti abbiamo visto dove sei, veniamo a prenderti e intanto si parla. Mauro, sai cosa mi piace? Che comunque non è brutto. Bravo, quindi questa è una cosa. E lo porta tranquillamente. Si sente, diciamo, un po'. Non è stigmatizzato, malato. Certamente. Bravo. Questo è importante. Grazie mille, speriamo di provarli presto. Bene, grazie. E comunque la macchina elettrica ha anche i suoi vantaggi, tipo parcheggiare praticamente in centro, là dietro c'è il Duomo e la Scala per poter ricaricare.
Prima brutta sorpresa della mia esperienza elettrica: il cavo Volkswagen non è compatibile con le colonnine A2A di Milano. Prometto che indagherò se è colpa del cavo o è colpa della colonnina. Sì, ok, ma adesso festa DJI. Mazza, che censore dark. Sto parlando con la telecamera, non sono impazzito completamente. E poi evento DJI non poteva mancare Issam, che è verticalissimo sui droni, ha un fantastico canale proprio sui droni, super specializzato, ma soprattutto Adam, che è lui, penso sia il mio fan più piccolo, ha visto un sacco di video. E allora Adam, fammi la recensione di questo telefono. Scivolosissimo, una mano bellissima. È vero, è scivolosissimo. Sono tanti colori, loro giallo, qualsiasi. Ma ti piace? Direi che se cade nell'acqua, direi che si rompe perché non è permeabile. Infatti, se lo scivoli è giusto dire che copro i telefoni. Grazie Adam, fantastico, grazie. Beh ragazzi, simpaticissimo Issam, simpaticissimo suo figlio Adam. 7X, batteria 12% in questo momento. Questo è stato il grafico di consumo di oggi. Devo dire batteria veramente alla grande, perché oggi l'ho stressato tantissimo. Sono a 5 ore di display con tantissimo GPS e Maps. Arriverà la recensione il 5 dicembre, ore 15. Sì, è sotto embargo, quindi prima non posso parlarvene a livello approfondito. Sì, questi embarghi fanno un po' sorridere. DJI Spark con il suo telecomando, un drone completamente diverso rispetto a quello che avevo provato allora, l'avevo cassato. Col suo telecomando lo promuovo in parte, perché comunque permangono un pochino quei problemi, quelle criticità di connettività, soprattutto con lo smartphone. Ok, col cavetto migliora, ma modalità FCC, anche se non legalissima, ma cambia questo drone da così a così. Insomma, come al solito, una bella giornata, ma stancante. Non vedo l'ora di andare a casa. A provare qualche altro gadget tecnologico. Ciao, alla prossima!